il concorrente del GF15 Filippo Contri, è stato denunciato per maltrattamento di animali dall'Associazione in difesa di animali e ambiente. Anche Filippo Contri, attuale concorrente del GF15, nelle ultime ore è finito in una spiacevole bufera mediatica. La causa sono alcune pesanti quanto gravi sue dichiarazioni sugli animali. Sul web, in particolare, circola un video nel quale si sente il giovane romano raccontare la sua esperienza con l'educazione del suo cane. La procedura di addomesticamento dell'animale da parte di Filippo è però avvenuta con metodi alquanto discutibili, tanto da far infuriare l'Ente Nazionale Protezione Animali così come l'AIDA, l'Associazione Italiana in Difesa degli Animali e dell'Ambiente, in particolare, ha ora proceduto con una denuncia penale nei confronti del Geffino. Sul sito dell'associazione è stata resa pubblica la denuncia in questione. A firma del presidente Lorenzo Croce, essa è corredata da un annuncio davvero significativo. Di seguito invece il documento con la denuncia rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Denuncia per Filippo Contri. Le parole di Filippo Contri, durante una chiacchierata in giardino con gli altri componenti della casa del GF15, non lasciano adito a dubbi. Il 26enne romano ha dato infatti consigli sull'educazione del suo cane parecchio discutibili. Poi ha continuato spiegando anche il motivo per il quale si dovrebbero tagliare le orecchie e la coda ai Doberman, riferendosi in particolare ai combattimenti. Le parole specificamente dirette ai Doberman sono però state interrotte improvvisamente, ampliando il discorso a tutti i cani. La coda per me la dovrebbero tagliare anche oggi, che mi sentano tutti gli animalisti. Perché un cane ha la coda molto sottile e molto lunga. È la prima cosa che si rompe in tantissimi modi. Hanno la coda molto sottile, si rompe in tantissime piccole parti e a loro dà fastidio. Tagliandola alla nascita è quasi come un cordone ombelicale. Le orecchie sono rimaste più un fatto estetico. Anche le orecchie del Doberman sono molto sottili, sembrano quelle di un bracco. Hanno un modo molto diverso di giocare dagli altri cani, è la prima cosa che si taglia.